una parte dell'Africa si trova una città che si chiama Arancia, era nella parte più ricca del paese e la città era in una situazione economica ottima. Un giorno tutto cambiò, un vecchio saggio notò con la sua sfera magica che il popolo di Arancia, a causa dei soldi, era diventato più irrispettoso e cattivo. Allora decise di punirli facendo sparire tutti i soldi per far capire che i soldi non erano importanti, ma era molto più importante rispettarsi e aiutarsi. Così aspettò la mattina. Il giorno dopo, il re avvisò il popolo dicendo che i soldi erano spariti. Al suo fianco c'era il principe, un ragazzo di 12 anni, di nome Eros. Il popolo era molto innervosito, mentre ad Eros della situazione non gli dispiaceva affatto, perché i genitori, a causa dei soldi, non giocavano mai con lui. Quando tornò in camera, trovò sul letto una lettera inviata dal vecchio saggio, sulla quale c'era scritto: «Sei stato scelto per una missione segreta. Devi scegliere tra amici. Vai sul sicuro. Scelgo mia sorella, la mia migliore amica e il mio migliore amico». Entrarono e si organizzarono su come agire, mentre tornarono in paese e alla fine riuscirono a trovare una soluzione, ovvero che vicino alla piazza c'era un campo distrutto dove era rimasta soltanto una spiga, da cui Eros prese soltanto i semi e arrivò in piazza e disse: «Con questi semi dovrete riuscire a ricoltivare un intero campo di grano, però con un solo obiettivo, vi dovrete aiutare e rispettare». All'inizio Eros pensava di aver fallito, ma tutto ricominciò a migliorare e vide che il popolo era cambiato. Il popolo all'inizio non era d'accordo, ma diventando molto poveri anche nel campo del cibo, decise di iniziare a collaborare. Tutti si aiutavano e si rispettavano perché avevano capito e tutto cominciò a migliorare. Dopo qualche giorno Eros vide un'altra lettera in cui c'era scritto che aveva superato la missione e che il saggio, come premio per il suo impegno, gli diede la sua sfera magica, perché a causa dell'età non era più in grado di usarla. Così il popolo di Arancia visse felice e contento rispettandosi a vicenda.